Ciao a tutti ragazzi, io sono Alensista65 e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo in un altro tutorial di 3 build axe con la redstone. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivatela e lasciate tantissimi like. Avremo 3 livelli di difficoltà per queste build axe: facile, medio e difficile. Ora non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Partiamo dal livello facile. Andiamo a costruire un saltarello fatto di TNT, come lo chiamo io. Rompiamo anche la cassa e lo facciamo proprio qua. Allora, mettiamo 3 dispenser in tutti i lati in modo tale da circondare quest'area. Ok? Dopodiché mettiamo le TNT all'interno che abbiamo messo. No, ancora un lato ne manca. Ok, perfetto. Dopodiché andiamo a collegare il tutto con la redstone. Poi mettiamo l'acqua, mettiamo l'acqua e una fence. Noi cosa dovremmo fare? Dovremmo metterci sopra la fence. Aspettate che forse ho fatto un piccolo errore di calcolo. Sì, infatti manca il bottone. Allora, il bottone mettiamo qui, credo che sia raggiungibile da qua. Sì, esatto. TNT. Aiuto ragazzi, stiamo volando. Bam. Visto ragazzi, molto semplice e facile. Passiamo al livello medio. Andremo a fare una porta in redstone. I materiali che ci serviranno sono questi qui. E se voi avete la parete, diciamo, dopodiché dovete scavare di 3, alto 2, scavare di 8 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E adesso cominciamo. Mettiamo 4 pistoni appiccicosi rivolti verso di me. Poi ne mettiamo altri 2 così con dei blocchi di pietra. Poi saltate un blocco e scavate un blocco qua, ok? Però prima dovete scavare qui, guardate, ecco qua, qui dovete scavare poi. Allora, andiamo a mettere qui un ripetitore e un tick, poi della redstone. Aspettate che sennò qua non ci arrivo. Colleghiamo il tutto e poi lo andiamo a portare. Aspettate, lo andiamo a portare da questa parte, così. Ecco, credo che certe volte ragazzi ho dei problemi. Allora, aspetta. Aspettate. Allora, cacchio. Non so se sto bug l'hanno fissato, però non credo che sia un bug. Allora, proviamo così. Allora, senza di questo. Ok,
Qual è il problema? Vabbè ragazzi, fatemi sapere se a voi funziona sta porta, perché provatela, vi dico, se volete provatela in tutte le versioni, a quanto pare nella 1.19 mi sa che l'hanno fissato, e allora, credo e allora bisogna fare in un altro modo che vi spiegherò in un prossimo video. Anzi, se volete ve lo spiego anche adesso, si fa lo stesso modo, però guardate. Innanzitutto bisogna creare una parete, anzi, facciamolo così. Allora facciamo così. Lasciate degli spazi, mi raccomando. Fate questa situazione qua. Dopodiché fate così. Mettete due blocchi qua e due blocchi qua. Fate così. Così. Collegate con la redstone, insomma. Stessa cosa anche di qua. Ora, per far passare il segnale, dobbiamo fare in questo modo, fare una scaletta in questo modo, come vedete. Scusate ragazzi se sentite i rumori, ma sono i miei genitori. Praticamente bisogna fare così. Fare in questo modo per collegare il segnale. Che si faccia così. Ed ecco qua. Allora, vediamo se funziona. Allora, ecco. Ecco, vedete? E così poi ricoprite, fate un po' quello che volete, ecco. Allora, anche il secondo build hack fatta, mi dispiace un po' per questa porta perché poteva andare bene. E adesso passiamo a un livello difficile. Un pavimento che si illumina. Fate un buco di 4x4 con una striscia. Scavate in questo modo e poi fate uno spazio per salire sopra. Allora, si comincia in questo modo. Prima cosa, aspetta. Allora, mettiamo mettiamo dei ripetitori in questo modo. So che vi sembrerà strano, ma fidatevi che funziona. Poi colleghiamo qua tutti i repeater. Dopodiché andiamo a mettere gli observer rivolti verso questa parte, diciamo, in questo modo. Così. Poi ricopriamo con le lampade così. Dopodiché facciamo una di queste cose in questo modo, le facciamo una specie di un clock, poi allunghiamo il segnale di qua. E ora tecnicamente dovrebbe andare bene. Proviamo. Aspetta, ho sbagliato ragazzi, scusatemi. Vedete? Vedete ragazzi? Ecco qua. Un bellissimo pavimento luccicante. Spero ragazzi che questo video dei 3 build hacks con la redstone vi sia piaciuto.
Se vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!